Buonasera, è martedì, sono le 8:20. Devo ancora cenare e stavo aspettando che Marco venisse a guardare la partita. Francesco ha già mangiato. E vista l'ora, penso che mi farò i noodles che avevo preso ieri alla coppa. Ecco la mia cena. Buon appetito. No, non potete capire. Pensavo di aver mangiato la carne. Io avevo preso i noodles, due alla carne per Francesco e uno alle verdure per me. Ne ho preso uno dal cassetto, l'ho preparato, ho iniziato a mangiarlo. Dopo 3-4 bocconi, penso, mamma mia, com'è piccante, ma non pensavo che quello alle verdure fosse piccante. E in quel momento ho pensato, oddio, ma ho preso quello alle verdure. Lo guardo, quindi panico, oh mio Dio, no. Vado subito a leggere gli ingredienti perché un tipo di noodles che avevo preso Francesco al pollo, poi avevamo scoperto che non c'era il pollo in realtà dentro, quindi subito a controllare, speriamo non ci sia la carne. Controllo tutti gli ingredienti a fatica perché chi le vede queste scrittine, non so. Comunque, leggo tutti gli ingredienti più volte e non c'è la carne. Poi mi rimetto a mangiarlo e guardate un po', è addirittura vegan. Quindi, insomma, sappiate, questi qui sono vegan. Se vi interessa, buonissimo, tra l'altro. No, vabbè. Comunque, sono le 9:30. Devo finire di montare il video, poi andiamo a sistemare la cucina. Sta piovendo. Vado a nanna, ci vediamo domani mattina, buonanotte. Buongiorno, siamo a mercoledì, sono le 7:20. Andiamo a fare il caffè, riprendiamoci un attimo e iniziamo questa giornata. Il tempo è brutto. Mentre Francesco si prepara, ho iniziato a sistemare un po' la casa. Stamattina lavoro da quelli delle persiane, quindi posso andarci all'ora che mi pare. Vero la frase? Guardate il casino su quella scrivania, io mi giuro mi scende il nervoso, anche il tè per terra. Sto aspettando che le tolga spontaneamente. Allora, abbiamo accompagnato Franci, ora stiamo un po' a casa, sto svuotando la stoviglie e poi appunto vado al lavoro. Ore 9 e 9 minuti. Ho fatto quasi tutto, do una lavata al pavimento e poi vado al lavoro, così per le 9:30 dovrei iniziare. E anche se faccio un paio d'ore per le 11:30 torno a casa, poi a mezzogiorno torna Franci, tutto calcolato. Ho notato comunque che da quando ho iniziato la scuola, quindi sono costretta, uno, a alzarmi prima. Due, ad attivarmi subito, non è che posso stare un'ora a prendere il caffè come facevo prima. E mi sento più attiva. Ora non so se perché inizio subito o perché magari sto prendendo la medicina per la tiroide, quindi magari anche quello incide, magari sarà un mix di cose, non lo so, comunque mi sento più attiva. Meno male, eccomi arrivata. Dunque, oggi devo fare, cioè voglio fare, e visto che vado a blocchi, a stanze, e vabbè, giù ho fatto tutto, quindi devo andare per forza su, faccio il soggiorno. Su praticamente c'è soggiorno, camera e due bagni, quindi avevo pensato inizialmente di fare soggiorno e il bagnetto più piccolo, però credo che invece farò solo il soggiorno e la prossima volta farò camera e i due bagni. Perché il soggiorno è molto impegnativo per il fatto che ha due vetrate belle grosse, quindi credo che mi convenga fare così. E dato che la camera alla fine c'è veramente poco da spolverare, c'è due comodini e una cassettiera nella cabina armadio che è comunque molto piccola, quindi da spolverare c'è poco. Niente, iniziamo. Prendo un po' di cose, vado su. Mi ha appena scritto Francesco. Per 2 giorni consecutivi ha portato a scuola la focaccina, non hanno fatto ricreazione, l'ha riportata a casa.
Stamattina non gliel'ho messa perché ho detto è inutile se tanto la riporta a casa. Stamattina hanno fatto ricreazione. E poverino, lui non ha la focaccina. Probabilmente molti altri non avevano niente per fare ricreazione. Queste sono le vetrate che vi dicevo, cioè queste, che sono anche molto alte, e poi c'è quelle di là, che però sono bassine, lì ci arrivo senza scala. Qua invece mi serve la scala. Ho fatto anche tutte le porte e la cabina armadio, così la prossima volta mi rimane la camera da letto, cioè due comodini e i due bagni. Poi la volta dopo ancora farò tutto il pavimento e la volta dopo ancora farò le persiane e i terrazzi. Quella sarà impegnativa, perché ora è un po' che non faccio le persiane e in più ha piovuto, quindi vabbè, magari vediamo, mi regolo un attimo, casomai lo divido in due volte. Oppure una volta faccio tutte le persiane e la volta dopo faccio i terrazzi. Voglio assolutamente chiederle se posso togliere i tappeti, metterli da parte e non rimetterli. Se c'è una cosa che mi rompe le scatole fare in questa casa è dover togliere 800 tappeti dal pavimento. Cioè veramente il pavimento, soprattutto giù, è completamente coperto da tappeti. Comunque, niente, spengo, chiudo e andiamo a casa. Rieccomi a casa. Mentre tornavamo mi sono fermata da Piumè perché avevo un buono da 2 euro, niente di che, però sono andata con l'idea di usare questo buono. E secondo voi l'ho usato? Ovviamente no, c'era così tanta gente in coda alla cassa, nella fretta mi sono dimenticata di usare il buono. Vabbè, comunque è valido fino a sabato, quindi eventualmente ci torno. Dunque, ho ripreso questa salvietta. Nonostante costi 6 euro e qualcosa, però mi sta piacendo un sacco. E poi dura tanto, quindi penso che alla fine ne valga la pena. Questa qui Sanicat agglomerante. Poi ho preso un bagnoschiuma e ho preso questo qua di saponificio italiano alla rosa, semplicemente perché ha l'erogatore, così trovo che sia troppo comodo da tenere in doccia. Una volta finito poi comprerò qualsiasi altro bagnoschiuma e continuerò a utilizzare la confezione. Era anche in offerta, è un litro e costava 4 euro qualcosa. Poi ho preso anche questo scioglie macchia della Grey, azione completa, turbo, make up, vernice, macchie di terra, sudore, sangue, cibo, bevande, di tutto e di più. Poi ho preso l'emulsio mangiapolvere alla vaniglia, anche se continuo a preferire la bacinella con l'acqua profumata per spolverare, però quando ho meno tempo voglio fare una cosa veloce, mi piace usare questo, e siccome la profumazione dell'altro non è che rimanga molto, mentre questo mi ricordo che si sentiva tanto il profumo, appunto vaniglia e tè bianco, ed è antistatico. Questo costava, aspettate che ve lo dico, 3,49 euro. Lo scioglie macchia 2,97 euro. Il bagno schiuma 4,49 euro, la sabbietta 6,59 euro, e infine ho preso anche la carta igienica di Piumè che costa 2,97 euro. E basta. Nel frattempo Marco è andato a prendere Francesco, e io metto a posto queste cose, tolgo le scarpe, tanto i cani li abbiamo già portati. Sono le 2:15. Ciao Lolina. Ciao amore mio. Ho mangiato un po' di pasta al gorgonzola. Nel frattempo sto guardando la replica di Temptation Island. La cosa bella di guardare la replica il giorno dopo è che salto tutti i pezzi inutili e vado alle cose più succose. È arrivata la Morghi. Io tra l'altro mi sono messa la felpina anche in casa. Ora andrei a fare la doccia e potrei valutare il taglio del ciuffo, o lo lascio crescere lungo lungo
o ci vada su un taglio. Proviamo a tagliarlo, tanto ricresce. O eventualmente ancora potrei prendere in considerazione la frangetta, però quella non rischio di farla da sola. In quel caso andrei dal parrucchiere. A quel punto poi farei ridare una scalatina generale. Comunque, al momento proviamo solo a fare questa cosa qua. La faccio prima della doccia. Secondo me è meglio. Vediamo che danni facciamo oggi. Intanto spazzoliamo che sono un po' annodati. Pochi. Questo potrebbe esserci utile. Magari faccio una riga centrale. Ok. Poi partiamo da qua, credo. Vediamo un po'. Forse devo fare più un triangolo. Aspettate che ci riprovo. Partiamo un po' più da qua allora. Così. Ecco. Più o meno. Li vado a bagnare un pochino. Voi avete riposto molta fiducia in me, ma fidatevi che no, con i capelli io proprio. Sono veramente negata. Allora, a questo punto spostiamo uno di qua e uno di qua. Quindi, in teoria adesso dovrei tagliare qui così. Ho paura di quello che sto facendo. A parte dovrei tagliare dal sotto, ne so. Quindi così. Vado, mamma mia. Andata. È andata. Quindi aspettate che la tolgo di mezzo prima che faccio così. Ok, ora prendiamo questo, lo spostiamo di qua. Così. E va bene. Aspettate il ricontrollo. Secondo me non ho fatto grossi danni, credo. Facciamo la doccia, laviamo i capelli e dopo scopriamo. Tra l'altro avevo anche visto un video per scalare i capelli fai da te, che tipo era che si portano tutti i capelli in avanti così e poi si taglia un pezzetto. Dovrei farlo. O è meglio se sto fermo. Quindi in teoria così ne tagliamo un pezzettino, ma proprio poco poco poco. Che dite? Ora li levo. Vabbè, ne taglio pochissimi. Secondo me non fa alcuna differenza se ne taglio così pochi. Ok. Ma
forse ha funzionato un pochino, anche se ne ho tagliati pochi pochi. Basta, eh? Vado a fare la doccia. Che bello, doccia fatta, mi sono messa comoda. Anche oggi niente trucco, ormai sono le 3:20. Quindi adesso mi metto a finire di montare il video, poi vado a vedere una puntata di One Piece con Franci. Non sto più riuscendo a fare meditazione, tutte volte dico ora mi metto a fare meditazione, in realtà poi non ce la faccio perché non ho abbastanza tempo di solitudine. Magari dopo vado in camera da letto, mi chiudo di là con le cuffie e provo a fare almeno 10 minuti di meditazione. Si vedono un po' i capelli più corti. Vedremo quando saranno asciutti cosa ne viene fuori. Sarei molto tentata dal fare la frangetta, però la cosa che mi frena dal farla è che ovviamente, essendo che sta sulla fronte, si sporca subito. Lo vedo già, i ciuffetti che sono davanti sono quelli che si sporcano subito. E penso, se facessi la frangetta sarebbe sempre sporca, mi darebbe troppo fastidio. Altrimenti mi piacerebbe farla. Secondo me non mi sta male. Cioè, l'ho fatta, ovviamente, qualche volta. Penso che tutti abbiamo provato almeno una volta la frangetta. Bando alle ciance, vado a montare il video. Capelli asciutti, stavo per dire quasi, no, asciutti, asciutti ma non pettinati. Per ora mi piacciono, forse però dovrei lasciarli sempre spettinati, non so, comunque mi piacciono, non credo di aver fatto grossi danni, comunque. E secondo me potrei anche riprovare quel taglio scalato fai da te, tagliando un pochino di più. Poi li vedremo anche pettinati, prima o poi li pettinerò. Per ora mi piacciono troppo così, quindi li lascio spettinati. Lui è arrivato, si è accomodato e stavo continuando a guardare, scusate, Temptation Island. Anche oggi purtroppo non ho fatto il frigorifero. Ora mettermi a farlo adesso, sinceramente. Allora, alla fine ho pettinato i capelli, giusto per vedere un attimo come appaiono. E vabbè, i ciuffi sono più corti, ovviamente. Niente di grave, però, mi sembra. Tra poco prepariamo qualcosa per cena. Ma io intanto vi saluto, vi ringrazio tantissimo della compagnia e ci vediamo domani.